Eccoci tornati in studio. Come detto, voltiamo pagina, cambiamo argomento, restiamo però ecco, sull'attualità, sulla cronaca, in particolare su alcune attività che possono essere importanti. Con me in studio mi hanno raggiunto due donne che appunto svolgono due ruoli fondamentali, direi, all'interno del nostro territorio per quanto riguarda la squadra volante. La dottoressa Pilar Torina, a cui do il benvenuto. Buonasera. Qua in studio, che rappresenta le forze dell'ordine, e tra poco diremo perché stiamo per trattare un argomento che riguarda le forze dell'ordine da vicino, e poi do il benvenuto anche, il bentornato a Loretta Gianni, presidente del Pronto Donna di Arezzo. Grazie, buonasera. Allora, noi vogliamo trattare un argomento che negli scorsi giorni ha avuto un eco molto forte, ovvero quello delle violenze, magari anche non fisiche, anche verbali, anche psicologiche, che anche sono legate al tema della sicurezza nella nostra città, ad Arezzo. Ecco, tutto è cominciato da un episodio che in realtà è più legato al tema del furto, della rapina, però c'era di mezzo una ragazza che si è sfogata sui social, ma poi ha raccontato anche tutto alle forze dell'ordine. Mi sto riferendo appunto al caso della ragazza aggredita nel parcheggio Cadorna. Allora, prima di dare la parola alle ospiti in studio, direi di guardarci insieme un servizio che ha curato per i nostri TG la collega Maria Stella Bianco, e poi torniamo in studio. Dopo la denuncia pubblica di una ragazza di 20 anni che ha raccontato di essere stata aggredita nel parcheggio Cadorna ed essere stata minacciata con un taser, una pagina social gestita da giovani aretini sta pubblicando in queste ultime ore altre numerose segnalazioni di donne che sarebbero state molestate in diverse zone della città. Tra queste c'è la testimonianza di una donna che abita in centro, a pochi passi da Piazza San Francesco, e che dice: «È traumatico anche solo arrivare al vicino supermercato. Ho paura di mettere una gonna». Altra testimonianza arriva da una ragazza che racconta che mentre si trovava in pieno giorno lungo via Vittorio Veneto a Saione sarebbe stata seguita da un'auto e il guidatore le avrebbe rivolto apprezzamenti accostandosi al marciapiede. Un'altra storia arriva dal Parco Giotto. Qui una donna racconta di essere stata disturbata e aggredita verbalmente. Alcune delle testimonianze sono accomunate da un dettaglio, che poi tanto dettaglio non è. Le molestie si sarebbero svolte davanti agli occhi di tante persone che, non curanti, non avrebbero aiutato le donne prese di mira. Eccoci, questo servizio, diciamo, ci restituisce un po' quello che voleva essere il tema di questo spazio che dedichiamo alla violenza in generale, non connessa o rivolta solo alle donne. Ecco, come mai, dottoressa Torina, non arriva sempre la denuncia alle autorità e molto spesso diciamo, tutto si arresta a questa grande eco sui social, però di fatto non c'è possibilità di intervento da parte vostra? Allora, sicuramente ecco, il caso della ragazza col taser, come ha detto lei, che poi di fatto dall'attività investigativa che è stata posta in essere si è desunto, in realtà si è scoperto che si trattava più che altro di un reato contro il patrimonio, quindi di una tentata rapina e non tanto di un'aggressione fine a se stessa nei confronti della donna. Ora, se è vero che da questo caso poi sono scaturite, come abbiamo letto adesso, tutti questi episodi di violenza che le singole donne hanno subito nel corso del tempo, la nostra impossibilità di intervenire è proprio data dal fatto che queste parole rimangono all'interno di social. Queste donne in realtà se non denunciano, se non vengono da noi a raccontarci questi fatti o non ce li raccontano nel momento stesso in cui avvengono, anche semplicemente chiamando il 112, per noi rimane veramente difficile intervenire. Quello che ho notato in questo periodo, insomma, come dirigente della squadra volanti, che in realtà c'è un forte disallineamento tra quelli che sono gli interventi che noi facciamo
per violenze in questo caso appunto contro le donne, che chiedono il nostro aiuto chiamando il numero d'emergenza 112, quegli episodi che poi si concretizzano in una denuncia. Spesso l'intervento rimane fine a se stesso, finisce lì, le donne decidono poi di non proseguire questa richiesta di aiuto che poi di fatto avviene con il 112 e quindi decidono di non denunciare il fatto. Ora le motivazioni sottese a questa, la decisione di non denunciare possono essere molteplici, sicuramente c'è un fatto di paura, un fatto anche di vergogna, ma io penso anche in alcuni casi di sfiducia nei nostri confronti. Eppure ecco, noi gli strumenti li abbiamo, quindi la possibilità di aiutare queste donne c'è, però soltanto se c'è una richiesta d'aiuto da parte loro. Ecco, e su questo vengo da Loretta Gianni, presidente del Pronto Donna di Arezzo, che sicuramente conosce bene questo percorso, diciamo, per arrivare a poter parlare con le forze dell'ordine, con le autorità di una situazione che si vive, che si subisce, perché ovviamente al Pronto Donna sicuramente arrivano testimonianze, racconti di questo tipo. Ecco, voi durante un anno all'incirca, se possiamo dare un dato, quante persone che denunciano queste violenze, magari solo psicologiche, magari solo verbali, avete trattato? Sì, Ilaria, come dici, le violenze che possono essere agite sulle donne dall'uomo sono molteplici e noi, come dire, ci prendiamo in carica della globalità della donna che ci chiede aiuto. Spesso subisce violenza psicologica, fisica, economica, per cui qual è il nostro approccio? Il nostro approccio è assolutamente creare un ambiente dove la donna si sente accolta, si sente a suo agio e quindi inizia a raccontare. La nostra prerogativa sostanzialmente è quella di stare accanto alle donne e crederle. Per dare un'idea dei numeri che abbiamo, nel 2021 sono state 267 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza e attualmente sono 67 i percorsi in atto, perché ovviamente possiamo intuire che per uscire da una dinamica violenta, da una relazione violenta che ha una complessità molto, molto, diciamo così, difficile a volte anche da comprendere, se non si ha degli strumenti adeguati, occorre tempo. Ecco, infatti il vostro lavoro è preliminare poi a quello delle forze dell'ordine. Sì. Ragionavamo insieme poi quando ci siamo sentite per la trasmissione sul fatto che in realtà a volte anche proprio l'uso dei social, ritornando a questo fenomeno su cui abbiamo incentrato, ecco, questo tema di oggi, a volte non aiuta nemmeno, nel senso che a volte utilizzare i social è solo un grande, come dire, altoparlante che però a volte non fa bene a chi vive queste situazioni. Ma sì, innanzitutto, ecco, qual è il vostro metodo? Sì, innanzitutto volevo far notare quanto la violenza sulle donne è trasversale. E anche nel servizio che è stato mandato in onda poco fa, come dire, i racconti delle donne che hanno subito aggressioni e in qualche maniera anche commenti sessisti, quello che si chiama catcalling, abbraccia un po' tutta la città, no? Piazza San Francesco, la zona Giotto, zona Saione. Questo è importante, poiché è importante far comprendere che appunto è un fenomeno trasversale la violenza di genere, è un fenomeno culturale. Inoltre, specificatamente, direi che non è un argomento da trattare nei social. Noi stesse abbiamo il nostro sito con delle informazioni dove divulghiamo il nostro numero se la donna ci vuole chiamare e prendere un appuntamento, ma non prendiamo appuntamento tramite un numero WhatsApp, per esempio, poiché diventerebbe Andrebbe complicato. Un po' in contrasto con quell'idea di ascolto reale. Assolutamente. Poi abbiamo visto quanto la comunicazione tramite questi canali social sia anche fine a se stessa. Inoltre la donna, secondo me, potrebbe anche sovraesporsi e quindi
suscitare poi tutta una serie di commenti che a volte sono distruttivi. Certo, quindi essere un po' al centro dell'attenzione e poi in realtà non risolvere la situazione che si sta vivendo. Ecco, invece tornando a lei, dottoressa Torina, siete riusciti ad intervenire nel caso che poi ha fatto scaturire nelle scorse settimane un po' tutte questi racconti, queste storie? Voi siete riusciti in quel caso ad intervenire per l'episodio della Cadorna? Allora, per l'episodio della Cadorna l'attività è ancora in corso, tutto ciò che si poteva fare nell'immediatezza ovviamente è stato fatto, ora siamo ancora nella fase di cercare di individuare, di dare un'identità a questo aggressore, il quale purtroppo ad oggi ancora rimane ignoto. Comunque sul fatto sta indagando la squadra mobile, sta ovviamente facendo tutto quello che è possibile, visto la gravità dei fatti, per dargli un'identità. Ecco, sul tema sicurezza nella città, ecco, voi cosa rispondete? Ecco, come vi state muovendo? Ah, sicuramente cerchiamo di garantire la nostra presenza sul territorio, di essere il più possibile presenti. Ovviamente noi lavoriamo sugli interventi, quindi questo spesso appunto ci occupa anche parecchio tempo, quindi ci tiene impegnato sull'intervento, spesso ci tiene impegnati, quindi l'impossibilità di essere presenti magari dove avvengono altri fatti. Quindi quello che veramente che tengo a dire è di chiamarci sempre, qualsiasi cosa succede, di chiamare il 112 per permetterci anche di intervenire con prontezza e non lasciare nulla di intentato. Ecco, torno da Loretta Gianni, abbiamo parlato di varie sfumature della violenza, ecco, quello che emerge però, io direi in maniera positiva, dai questi racconti social è comunque che c'è una sensibilità nelle nuove generazioni, una sorta anche di condivisione, che quello è forse l'elemento importante, se anche però non porta nell'immediato, ecco, a una risoluzione, a un contatto con le forze dell'ordine, però questa condivisione c'è e questa sensibilità c'è. Ecco, come è importante spiegare le diverse sfumature di questa violenza che a volte non si comprendono, a volte per impostazione sociale, educativa, non si riescono nemmeno a comprendere. Sì, mi riferisco per esempio ai commenti sessisti, cioè io sono una donna molto matura e ricordo molto bene quando ero ragazzina quanto erano socialmente accettati alcuni, diciamo, commenti che venivano urlati per strada. Queste cose oggi, diciamo così, sono meno frequenti. Tuttavia ci sono ancora e ecco, le ragazze di oggi sono più pronte magari a rifiutare un rispetto alla mia generazione, dove era condiviso, socialmente accettato. Un altro aspetto che volevo, diciamo così, toccare importante è sì la sensibilità e quindi, come dire, la recettività all'ascolto di questo tipo di problematica. Tuttavia, al contrario, viene messo in luce anche dai racconti del servizio quanto tutto ciò accade sotto gli occhi di persone che vedono ma non dicono e fanno nulla. Perché è proprio, come dire, è lì la chiave, no? La chiave è la rete, e anche le forze dell'ordine assieme al centro antiviolenza, a tutti i soggetti della rete antiviolenza, è importante che, come dire, siano presenti ciascuno per la propria parte a far fronte a una problematica ad alto impatto sociale così presente, così permeata nella nostra società. Ecco, per esempio, una cosa che fa riflettere è il caso della giornalista, esatto, aggredita in diretta TV, e che poi in realtà per molti è stato forse la condanna che è stata emessa è stata esagerata, ecco, queste sono state un po' le parole utilizzate. Ecco, se, secondo te, Loretta, perché? È una domanda interessante questa: come mai quando una donna afferma i propri diritti è esagerata? Questo per un uomo non si direbbe mai, per cui è evidente che sotto c'è un problema culturale molto radicato. E lì, in quel particolare caso, è emblematico, ecco, è da tenere presente come una modalità comportamentale che ha messo in atto immediatamente Greta Beccaglia. Nel momento in cui ha ricevuto, diciamo così, l'offesa nel corpo, lei ha reagito in maniera veramente esemplare, perché immediatamente ha detto: tu questo non lo puoi fare.
Quindi c'è una consapevolezza da parte delle donne di quello che è il loro diritto. E lì cosa è successo però poi? Che le persone che stavano intorno a Greta hanno immediatamente svalutato la problematica. Il direttore di produzione, non so chi fosse, una voce fuori campo, ha detto: dai su, non te la prendere. Sì, il collega in studio. Esatto, e anche le persone intorno non sono intervenute a diciamo, bloccare il comportamento errato, sbagliato socialmente e offensivo, tant'è che, voglio dire, è stato denunciato. Certo. E per cui, ecco, quello che si tende a fare è normalizzare, e è importante invece dire di no alla violenza. Bene, grazie per questo bel messaggio e ci terrei a sottolineare, insomma, ci siamo viste per il 25 novembre e invece è importante, come ci eravamo dette, parlare di questi temi anche al di là del 25 novembre, al di là di quel mese, insomma, è importante farlo sempre quando ci sono occasioni come queste che ci riportano, insomma, questi temi nella cronaca. Ringrazio quindi Loretta Gianni e ringrazio la dottoressa Pilar Torina per essere state con noi, aver affrontato questo tema importante. Noi torniamo tra poco con un altro tema e con un altro collegamento.